Tutto pronto per i secondi 45 minuti di gioco. Nusco che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Da destra a sinistra il Renzulli San Michele. Punteggio di 1-0 al ventesimo. Capodilupo. Sarà proprio Capodilupo a toccare la sfera per Torsiello per rimetterla in gioco. Non vedo in campo alcuna sostituzione. Allora per il Nusco Del Sordo, Maio, De Paolis, Perillo, Bosco, De Mita, Napolillo, Fazio, Capodilupo, Grasso e Torsiello. Per il Renzulli San Michele, ecco il fischio. Torsiello. Per il Renzulli San Michele, De Vita, Alfieri, Covelluzzi, Fiume, Farina, Centrella, De Stefano, Crispino, Dacirno, Tirelli, Episcopo. A disposizione di Antonio Perna, tecnico del Nusco Calcio, c'è Stompanato, Matteo Martone, Matteis, Di Gianni, Mattia e Di Pietro. A disposizione di Enzo Picariello, allenatore del Renzulli San Michele, ci sono Voglione, Mario De Stefano, Vignola, Cataldo, Dello Russo e Femina. Recupera palla Capitan Grasso, serve Perillo, poi la palla per Fazio, il tocco di Torsiello, riesce a chiudere in qualche modo Farina, ma diventa un assist ancora per Torsiello, chiude però Covelluzzi, via Farina, tocco col braccio di Grasso, si prosegue De Stefano, chiude Bosco di testa. Palla Fazio, Torsiello è in fuorigioco. De Stefano, Fiume, De Stefano. Controlla in qualche modo da Cirno, mette palla a terra. Alfieri Crispino. Crispino Fiume. Da Cirno riesce di testa ad avere la meglio su De Mita, che poi però in spaccata recupera. Il fallo di Perillo ai danni di De Stefano. Calcio di punizione. Siamo nel cuore della metà campo del Nusco. Fiume si incarica della battuta, mette palla a terra Fiume. De Stefano e Fiume sulla palla. De Stefano. Battuta lunga, palla che si perde abbondantemente al lato. Torsiello, Capodilupo, Crispino, riparte il Renzulli, poi chiuso da De Paolis, sulla linea dei difensori si muove Torsiello, attaccante del Nusco, Maio in chiusura, De Stefano per il Renzulli, Fiume, Bosco, fase di confusione ora, Bosco. Palla lunga, Centrella di testa, in qualche modo Capodilupo dal limite, la botta di Capodilupo, il controllo, meglio dalla distanza più che dal limite, controllo di De Vita. Minuto numero 3, la parata di De Vita sulla conclusione di Capodilupo. Piscopo Fiume, buona la giocata, Crispino, non c'è la possibilità per Crispino di concludere a rete. Indicazione del primo assistente, l'arbitro intanto va a richiamare la panchina del San Michele di Serino. Pronto al rinvio Del Sordo.
del Sordo, la battuta Alfieri. De Paolis, la rimessa laterale, la giocata di Torsiello. De Paolis, cioè, su di lui c'è Fiume. De Paolis allora è costretto a far alzare la sfera, palla ricontrollata dal Nusco con Perillo in qualche modo. Perillo, Crispino, Renzulli, San Michele, che ora ci prova con Da Cirno. Palla recuperata dal Nusco. Dicevo, fasi di gioco assai confuse. Torsiello anticipato, poi Grasso ora per il Nusco. Taglia bene Capodilupo. Capodilupo di sinistro, la conclusione De Vita. Torsiello, De Vita, miracolo! Miracolo di De Vita su Torsiello. Minuto numero 5. De Vita tiene in partita i suoi. La prima parata su Capodilupo, poi la seconda su Torsiello. A botta sicura il numero 11, trova l'opposizione dell'estremo difensore del San Michele. Blackout della linea dei difensori. Bosco, del Sordo, alla bassa per Perillo. De Mita, De Mita, De Paolis, il Nusco fa girare palla, sbaglia poi De Paolis, recupera però De Mita. Si prosegue, Tirelli. Alla buttata fuori. Da Maio. Resta a terra. Calciatore del San Michele. Vediamo un po' di chi si tratta. Deve essere Alfieri, numero 2. Anzi no, Alfieri è lì in piedi. C'è anche De Stefano, allora si tratta di Crispino, numero 8. Nusco pericoloso in più circostanze in questo avvio. Nei primi 5 minuti, 3 conclusioni. Con De Vita che ha compiuto un autentico miracolo su Torsiello al 5° minuto. Si rialza Crispino, nulla di grave. Si ripartirà con la rimessa laterale del Renzulli San Michele. Minuto numero 8. Piscopo la restituisce a Del Sordo. De Paolis, palla lunga, Capodilupo. Ci arriva prima Farina, Torsiello. Torsiello scappa via dal Fieri, Torsiello. Palla in mezzo sul secondo palo, c'è Fazio, palla è uscita. Anzi no, la palla è uscita secondo l'arbitro. La palla è uscita. De Vita. Cartellino giallo. Cartellino giallo per Farina. Le proteste del capitano Covelluzzi. Ammonito Farina, secondo ammonito dell'incontro, cartellino giallo in precedenza per De Mita per il Nusco Calcio. Il rinvio di De Vita. La battuta dell'estremo difensore del Renzulli San Michele. Alfieri. Controlla Del Sordo, di petto poi interviene. Del Sordo per Bosco. Bosco, centrella di testa, Fiume.
recupera palla Grasso, Grasso per Torsello, fuori gioco. Covelluzzi, Bosco, Perillo, tocco non proprio perfetto di Perillo, riesce comunque Fazio a fare sulla sfera, c'è Capodilupo, bella la giocata, bella anche, bello anche lo schema, non si intende però con Torsiello che se la prende con Grasso, ha provato a giocare di prima. Alfieri, riparte Renzulli San Michele, ospiti in divisa rossa, padrone di casa in divisa blu, palla lunga con Tirelli che ha il suo bel da fare con Bosco. Del Sordo, le riprese effettuate qui a Nusco da Antonio Russo, il rinvio, intervento di Covelluzzi, attenzione a questo pallone che finisce proprio sotto la pianta del piede di Covelluzzi, capitano del Renzulli San Michele. Fazio si accentra e cede palla a De Paolis, il terzino del Nusco, salta un avversario, buona la giocata di De Paolis, buono il cross, c'è la chiusura però di Farina su Capodilupo. Allora Perillo, Fiume sul corpo di Napolillo, poi da Cirno, perde qualche istante da Cirno, c'è la chiusura di Perillo, da Cirno prova a infilarsi tra due avversari, sbaglia Perillo, palla al piede, avanza il numero 4 del Nusco, cede a Grasso, poi ancora Perillo, un errore ancora, la conclusione dalla lunghissima distanza di Tirelli, facile per Del Sordo, Centrella mette a terra Crispino, Alfieri torna ad alzare la sfera, la testa è di De Mita, Del Sordo, Del Sordo invita i compagni a distendersi sul rettangolo di gioco dello stadio qui di Nusco, lungo rinvio di Del Sordo, Capodilupo chiuso da Centrella, recupera però palla Napolillo, buona la giocata di Napolillo, poi decide di tornare sui suoi passi cercando di servire Torsiello e sbaglia. Qui un'entrata in gioco pericoloso di Maio, la palla però era del Renzulli, così è anche la rimessa. Covelluzzi, la rimessa in gioco del numero 3. Covelluzzi, battuta lunga, palla che termina fuori, Tirelli prova a velocizzare le operazioni di rimessa in gioco, Maio non ci pensa però proprio ad accelerare poi il gioco delle parti, chiaramente con il Nusco in vantaggio grazie alla rete realizzata al 20° minuto da Capodilupo. Qui c'era un fallo proprio ai danni di Capodilupo, le mani sulla schiena del numero 9 del Nusco, l'arbitro però lascia correre Covelluzzi. Covelluzzi, Fiume, Tirelli, la palla è uscita. Rimessa laterale di Maio. Fazio di testa, Torsiello anticipato poi da Fiume. Fiume, Covelluzzi, la pressione di Capodilupo, il ginocchio di Covelluzzi. La punta del ginocchio di Covelluzzi sul laterale di Capodilupo. Rimessa laterale affidata al numero 3 De Paolis. Perillo, Alfieri. Alfieri forse era offside in questa circostanza, sì, se ne avvede il guardaline. Tirelli in posizione irregolare. Buono il movimento di De Mita e Bosco, due centrali difensivi. Molto più vicini
De Stefano e Fiume rispetto a Perillo e Grasso. Del Sordo, Torsiello, Alfieri, non c'è fallo secondo l'arbitro, Farina, De Paolis, di testa all'indietro, De Mita, chiuso tra due avversari, Perillo, l'arbitro lascia proseguire, Bosco, Piscopo, mette palla a terra, De Stefano, Piscopo, Covelluzzi, Covelluzzi all'indietro per Centrella, devono far girare palla in velocità ora perché c'è il pressing alto del Nusco. Covelluzzi, Fiume, palla per Tirelli, Piscopo, in controtempo da Cirno. Non era cattiva l'idea però di Piscopo, misura quella sbagliata, ma l'idea era giusta, cercare triangolazioni veloci con il compagno a spalle alla porta. Torsiello era in posizione regolare, Torsiello, il rimpallo che favorisce Fazio, Fazio la palla in mezzo, qui poteva anche cercare una conclusione il numero 8, Torsiello toccato appena appena, poi Crispino riesce ad allontanare proprio sul corpo di Torsiello, il tutto termina con una rimessa laterale in favore del Renzulli San Michele. Andiamo a vedere il cronometro, minuto numero 15 della ripresa. Abbiamo annotato fino a questo momento tre conclusioni del Nusco, capo di lupo Torsiello, con il miracolo di De Vita al quinto, proprio su Torsiello, conclusione ravvicinata, il portiere della Renzulli San Michele alla disperata, riuscito nell'intento di chiudere lo specchio della porta. Del Sordo, Fazio, si gioca a ritmo sostenuto qui a Nusco. Da quest'altra parte per Napolillo, cerca la sovrapposizione di De Paolis, guadagna una rimessa laterale. De Paolis, la rimessa di De Paolis, non c'è fallo, Napolillo, De Mita ha preso le misure di Tirelli, difende bene la sfera Grasso, calcio di punizione, il capitano del Nusco mette palla a terra, è pronto a battere il piazzato vicino a Perillo, gioca su De Paolis, De Paolis in tre, il quarto però riesce a tirar via la palla a De Paolis, la conclusione di Grasso, attenzione, la parata di De Vita, c'era poca potenza ma aveva trovato lo specchio della porta il numero 10 del Nusco. Da Cirno, Bosco, De Stefano, capo di lupo Grasso, la posizione di Torsiello era sicuramente di fuorigioco, su Grasso avremo bisogno di una seconda telecamera per darvi la certezza. Fiume, Covelluzzi, Tirelli, Perillo su di lui, Tirelli arriva al limite, riesce a servire Piscopo, Tirelli chiude Maio, l'ultimo a toccare è stato Maio, secondo l'arbitro. Covelluzzi, cartellino giallo per Maio. Ammonito, il terzo ammonito dell'incontro, De Mita, Farina, Maio, due per il Nusco, un ammonito per Renzulli San Michele. Covelluzzi, un cambio fuori Crispino, vediamo un po' il numero. Fuori il numero 8 Crispino, il suo posto è stato preso da De Stefano sulla linea dei laterali, è entrato Femina.
ci ha dato un'indicazione errata nella lista dei 18 del Renzulli San Michele. Si tratta di Dello Russo, non di Femina. Fuori Crispino al minuto numero 18 della ripresa. Napolillo. Napolillo chiuso da Alfieri. Napolillo, il raddoppio, non c'è fallo secondo l'arbitro. Raddoppio nella circostanza di De Stefano. Finisce a terra Torsiello, terra anche Perillo, poi si rialza proprio Dello Russo. Dello Russo per Dacierno. Erroraccio dell'arbitro. C'è una sola definizione, qui ha sbagliato. Attenzione a non beccare anche l'ammonizione. Primo errore, dobbiamo dirlo però, dell'arbitro Di Nardo. Anche ammonito Covelluzzi. Abbiamo visto forse anche un giallo. Giallo per il capitano, sì. Giallo per Covelluzzi. Calcio di punizione Fiume. Sulla palla salgono in 5 del Renzulli San Michele sulla linea. Cambio di scarpe per Covelluzzi, ma intanto seguiamo il calcio di punizione. Fiume cerca Dello Russo, palla troppo lunga e preda di Del Sordo. Del Sordo, rinvio, centrella, capo di lupo, anche qui un fuorigioco millimetrico. Da Cerno, trova un calcio d'angolo da Cerno. Rientra in campo Covelluzzi. Tiro d'angolo per il Renzulli San Michele. Se ne sono andati tre quarti di gara. Minuto numero 23 della ripresa. Fiume. De Stefano, Fiume. Cross basso. Cercava la deviazione da Cerno. Reclama anche per un fallo in aria. De Stefano. Il fallo di De Paulis su De Stefano. Calcio di punizione per l'arbitro. Calcio di punizione a un passo dalla linea dell'area di rigore. Rischiato grosso il Nusco. Dello Russo sul punto di battuta, nuovo entrato, due calciatori del Nusco a costruire la barriera, Perillo e Grasso, due centrali di centrocampo, salgono ancora una volta in 5 nell'area a cercare la deviazione, probabilmente di testa, ma vediamo se c'è uno schema degli uomini allenati da Picariello. Dello Russo. De Paulis che ha preso in consegna Piscopo. Movimento anche di Farina, numero 5. Vediamo. Dello Russo. Sul portiere. E mette in angolo. Del Sordo non ci pensa due volte con i pugni.
tiro d'angolo dello Russo. Bella la girata. Ci aveva provato Piscopo. Torsiello. Arretra Torsiello, ma la palla è uscita. C'è movimento anche sulla panchina del Nusco. Finora un'unica sostituzione, Crispino, per Renzulli San Michele, ha lasciato spazio a Dello Russo. Proprio Dello Russo a toccare palla per Piscopo al limite. Non si intendono i due. De Paolis. Farina, anticipato da Grasso. Qui forse c'era fallo. Si prosegue. Alfieri. La rimessa laterale affidata al numero 2 del Renzulli San Michele. Fiume. Palla per la testa di De Mita, tra i migliori del Nusco. Allontana Bosco, capo di lupo. Gioca proprio sulla linea. È in fuorigioco. Ora Torsiello si lamenta un po' con il compagno di reparto. Capo di lupo ha la risposta pronta. Tirelli, controllato da Del Sordo. Portiere del Nusco ha rischiato solo in avvio al nono con quella palla che si è andata a stampare sulla traversa, la conclusione di Piscopo. Poi qui forse c'è, no, c'è fallo, altro che forse, ma l'arbitro lascia correre. Resta a terra il calciatore del Nusco. Centrella all'indietro per De Vita. Alfieri, Alfieri prova a sfiorarla da Cerno, chiude puntualmente De Mita, palla che si impenna, De Mita di testa, la mette giù, poi Napolillo, Torsiello di testa all'indietro. Favorisce il ritorno del Renzulli San Michele, poi c'è fallo ai danni di Bosco, colpo alla schiena per il centrale difensivo del Nusco. Bosco vorrebbe l'intervento della panchina. Resta a terra numero 5 della formazione di casa. Nusco 1, Renzulli San Michele 0 al 20° minuto, capo di lupo. Il cross di Maio, la testa di Capodilupo, trafitto De Vita. Allora c'è spazio per l'affondo di De Mita. Il colpo di testa di Capodilupo, Alfieri che allontana. Siamo al limite dell'area con De Paolis, anzi no, Perillo, chiedo scusa. Dello Russo apre il gioco per Da Cerno. Da Cerno all'indietro, De Stefano, Bosco colpisce la sfera d'esterno sinistro. Palla che termina sul fondo, si riparte con un calcio d'angolo per la formazione in divisa rossa del Renzulli San Michele. Fiume, Fiume, De Stefano, bella questa girata, l'idea era buona, l'esecuzione non è precisa. C'è una sostituzione, fuori il numero 6 Centrella in campo, vediamo, c'è spazio per un altro difensore, cambia qualcosina nella disposizione dell'11, il numero 14 dovrebbe trattarsi di De Stefano.
De Stefano per Centrella, minuto il numero 29 della ripresa. Torsiello dalla distanza alla conclusione, palla che si perde abbondantemente oltre la traversa. Un altro pallone, De Vita. De Vita al rinvio. Controlla in qualche modo da Cirno, ma perde il contatto con la sfera. Napolillo apre per Maio. Maio, buono il taglio di Torsiello. Fuori gioco. Alfieri, lunga per Dacerno. Doppio rimpallo De Paolis. Napolillo, Grasso, Fazio. Grasso, il taglio di Torsiello, chiude De Stefano. Un altro cambio, questa volta il primo nelle fila del Nusco. Esce Capodilupo. Gli applausi dei compagni, per ora anche dei tifosi, per il calciatore che ha sbloccato il risultato portando in vantaggio il Nusco. Decisiva sino a questo momento la rete realizzata al 20° dal calciatore che sta lasciando adesso il rettangolo di gioco. In campo al posto di Capodilupo c'è spazio per il numero 18, si tratta di Di Pietro. Bella la giocata di Napolillo. Di Pietro perde il contatto con la sfera. Alfieri De Stefano, Perillo, Maio, Fazio, Maio. Intervento pulito di Farina. Tentativo di Tirelli di innescare la corsa di Dacerno. Bosco scivola. C'è la pressione su Bosco. Il rinvio di De Vita. Dello Russo. Fallo su Dello Russo. Fallo di Perillo. Calcio di punizione. Dello Russo sulla palla. Salgono in 6 questa volta al limite dell'area. Dello Russo. Morbido. Fiume. Covelluzzi. Bosco. Di Pietro. Di Pietro per Fazio. Ha un'autostrada davanti Fazio. Decide di servire Torsiello. Torsiello. La palla in mezzo, intercettata. Avrebbe potuto cercare la conclusione Fazio. È stato fin troppo altruista. Grasso, palla rubata da Fiume. Poi Grasso ancora. Napolillo. Finisce a terra Napolillo, c'è la conclusione di Grasso. De Vita, perde palla Di Pietro, batti e ribatti, e palla che termina fuori. Incredibile questo batti e ribatti con la sfera che è terminata tra le gambe di Di Pietro. Palla sul fondo. E annotiamo questa occasione pericolosa. 33esimo. Nusco pericoloso. Terra Napolillo.
Si rialza ora Napolillo. De Vita. Al rinvio. Battuta di De Vita. Dello Russo spizzica di testa, c'è fallo. Dello Russo. De Stefano. Tirelli. La palla è uscita. La sostituzione ancora per il Nusco. Fuori il numero 8, Fazio. Fuori De Stefano per il Renzulli San Michele. Vediamo un po' che cosa sta succedendo. Entra il numero 17. Dovrebbe trattarsi di femmina. Trentacinquesimo della ripresa. Torsiello! Torsiello! Gol! Non va. Palla che si perde al lato. Torsiello! Ci ha ingannato anche la visuale. Trentaseiesimo, Torsiello al lato. Campo è entrato il numero 14, dovrebbe trattarsi dell'altro Mario De Stefano, ce ne sono due per il Renzulli San Michele. Alfieri al rinvio. Per il Nusco è entrato il numero 15, Matteis. Proteste della panchina del Nusco, attenzione a evitare. Torsiello, la conclusione di Torsiello, palla che si perde al lato. Si riprenderà con la rimessa dal fondo di De Vita che si lamenta coi suoi. Secondo tempo però nel quale abbiamo notato occasioni pericolose solo per il Nusco. Torsiello tre volte, capo di lupo e poi Di Pietro al termine di quel batti e ribatti in aria. De Vita, Di Pietro di testa, cercare Matteis. De Stefano controlla bene. Covelluzzi De Vita. De Vita, Alfieri, pressing alto del Nusco, Napolillo, ottimo l'intervento su Alfieri, Napolillo, continua il duello, poi interviene Fiume, sbroglia, Dello Russo, Bosco, Perillo, Matteis è riuscito a spizzicarla di testa, De Vita interviene, De Vita al rinvio. Battuta lunga. Palla controllata in qualche modo da De Mita. La giocata di femmina. Alfieri. Rimessa laterale. Fiume. Fiume il cross al centro dell'area. Bosco allontana. Attenzione ora a De Stefano. Palla bassa. Bosco. Errore in disimpegno. Si lotta spalla a spalla. C'è Dello Russo che si lamenta.
tiro d'angolo, se ne avvede l'arbitro. C'è stato l'errore, sbagliato nell'indicazione, primo assistente. Fiume dal corner. Fiume lontana la retroguardia del Nusco, dello russo Grasso, alla meglio quest'ultimo. Grasso in 5 che avanzano, 5 contro 4. Torsiello fuori gioco. Il fuori gioco di Torsiello. Fiume. Fiume, rimessa laterale, non ci arriva De Paulis, ci arriva invece Femina, palla che è terminata sul fondo, Del Sordo. Del Sordo pronta a operare il rinvio, battuta lunga. Torsiello Alfieri. Torsiello, la palla è uscita. Rimessa laterale. Alfieri. Rimessa lunga. Cercava dello russo. Bosco. Tiro d'angolo, l'ultimo a toccare è stato il numero 5, Farina. Fiora un po' di stanchezza in campo. Partita giocata ad un buon ritmo. Minuto numero 42 della ripresa. 3 al 90esimo. Torsiello, Di Pietro. Di Pietro, palla bassa, deviata. De Vita riesce a controllare la traiettoria, a fare suo il pallone. Rinvio lungo. Dello Russo, Perillo anticipa tutti. Rimessa laterale per il Renzulli San Michele. Prova ad accelerare le operazioni, la formazione in divisa rossa. Nusco, che ha due giri di lancette dal 90esimo in vantaggio per una rete a zero al 20esimo. Capo di Lupo. Fiume si avvicina, Dello Russo, De Mita. Attenzione al gioco pericoloso, c'è la posizione di fuorigioco. Bosco, Crampi intanto per Perillo. Interruzione che chiaramente comporterà l'allungamento del recupero. Si rialza Perillo. Evitato l'intervento della panchina. Il rinvio di Del Sordo. Torsiello, Covelluzzi in anticipo, poi Grasso per Torsiello alla chiusura di Covelluzzi. Di Pietro. Fiume, attenzione a Matteis. Torsiello. In mezzo per Di Pietro, anticipato da Alfieri. La palla è uscita. Maio, attenzione a non rimediare, un altro cartellino giallo. Maio è già ammonito. Di Pietro. È stato anticipato da De Stefano. Attenzione ancora una volta, lo ripeto, è già ammonito. Maio, rimessa laterale. La palla per Di Pietro. Cerca di conservarla. Di Pietro guadagna un'altra rimessa laterale. Buona questa giocata per allungare i tempi di questa azione. Nusco che si porta al 90esimo con il vantaggio di una rete a zero. Maio. Ora ci prova Torsiello a ricevere palla. Controfallo Di Maio,
ingenuità di Maio nella circostanza. Di Pietro, bravo a tenere palla, poi Fiume da Cirno di testa, svetta De Mita. Napolillo, Torsiello. De Mita, attenzione, c'è il fallo sull'intervento del portiere. Giusta l'indicazione dell'arbitro in questa circostanza. Di Pietro. Bravo Grasso. Ampie falcate di Grasso. Grasso ancora esagera qui nella circostanza. Perillo prova ad andare via. Palla al piede, Perillo, Grasso. Gallo, Batteis. Cinque minuti di recupero. Dello Russo, Matteis, De Paolis, scusate. Piscopo, Bosco, Di Pietro, Matteis. Qui forse c'era il fallo, Perillo, Grasso, perde palla, Fiume. In profondità per Tirelli, la conclusione di Tirelli, non incrocia. Bosco ha qualcosa da dire a Grasso. Del Sordo dovrà operare il rinvio. Dovrebbe essere 3 ancora i minuti di gioco. Del Sordo. Torsiello. Covelluzzi. Dello Russo. Sbaglia Dello Russo. Erroraccio. Farina. Alfieri. La palla è uscita. Rimessa laterale per il Nusco, che può allontanarsi dalla propria porta. C'è da dire che comunque Del Sordo non ha corso grandi pericoli nella seconda parte di gara. De Paolis chiede l'indicazione del punto esatto di battuta. Poi palla che si impenna, preda di Covelluzzi. Grasso, Perillo, Dello Russo, non c'è fallo. De Mita, Napolillo. Alfieri di testa, qui bisognerebbe mettere palla a terra.